pomeriggio. Mi associo ai complimenti per l'organizzazione di un evento che il sabato pomeriggio ancora vede tante persone, quindi vuol dire che al di là dell'interesse è stato anche molto ben organizzato. Complimenti, grazie per l'invito. Quello che oggi è il tema della nostra tavola rotonda, io volevo unicamente fare un po' un quadro che chi di voi poi era presente due volte fa sarebbe la... non ho acceso? Sarebbe... acceso, non si sentiva. A che punto siamo oggi con le nostre attività, che poi nel campo della GCOM sono quelle che poi tirano la volata alle delibere di cui poi parleremo. Io sono il direttore studi, la nostra direzione è incaricata di verificare e studiare le nuove cose che escono, quindi anche per questo motivo sono molto volentieri quasi sempre qui con voi per cercare di capire dove sta andando il mercato nel campo delle comunicazioni elettroniche. Quindi questo è anche il motivo per cui ci sono io, ci sono i miei colleghi della direzione contenuti audiovisivi che hanno fisicamente in mano il dossier e che verrà egregiamente trattato dai nostri due colleghi dopo. Quindi volevo fare un po' un quadro di come ci stiamo muovendo per capire qual è il trend che sta seguendo queste cose sui contenuti. Abbiamo cominciato nel 2008, quindi anche noi non ci siamo proprio addormentati, con un programma di ricerca chiamato ISBUL, che era Infrastrutture e Servizi a Banda Ultralarga, in cui cercavamo anche di capire, una volta che avessimo infrastrutturato l'Italia a banda ultralarga, cosa poteva andarci, e quindi future internet, e quindi applicazioni molto particolari, e da cui poi una sottoparte era anche questa cosa sui contenuti. Abbiamo poi capito che la cosa stava diventando molto più importante di quello che noi stessi pensavamo, abbiamo attivato un'indagine conoscitiva sui contenuti che ha portato a un libro bianco e poi a questa famosa indagine conoscitiva, famosa perché oggi chiaramente è dato il via un po' alla nostra attività su questo argomento, sul diritto d'autore. Attualmente abbiamo in atto, sta per essere pubblicata, due consultazioni sulla net neutrality, quindi oggi, perché stamattina non sono intervenuto perché potevamo parlare per secoli, potevo bloccare la tavola rotonda, ma a breve uscirà la nostra consultazione, è interessante perché molti spunti che sono usciti sono inclusi. E poi volevo dare un ultimo avviso che poi interessa anche il Centro Nexa, che partecipa a questo programma, che lui, ahimè, parlai 2 anni fa e ci abbiamo messo 2 anni, ma adesso parte, e di cui il Centro Nexa è parte. Quindi brevissimamente quello che abbiamo iniziato, e questo è il famoso, per chi lo conosce o lo conosceva, il programma ISBUL di cui parlavo, in cui abbiamo cercato di trattare tutti gli argomenti, sia infrastrutturali, sia tecnici, regolatori e giuridici, economici, tutti insieme, per la cosa sarebbe servito se l'Italia avesse voluto dotarsi di un'infrastrutturazione a banda ultralarga. In questo ambito, adesso che non vi sto a illustrare, come avete visto comunque tutto quanto sul nostro sito, chi voi fosse interessato lo trova non molto facilmente perché il sito lo stiamo cambiando, ma è tutto sul nostro sito. Una cosa che abbiamo cominciato a vedere è proprio questa, i contenuti, anche se partiamo dalla televisione. Dopodiché siamo appunto passati alla, vado molto molto rapido perché avete bisogno molto di più di 10 minuti concessimi, a un'indagine conoscitiva che tutto sommato cerca di capire, nel nuovo paradigma delle comunicazioni elettroniche, in cui chiaramente internet e la rete è un po' l'infrastruttura base, come cambiano i nuovi, diciamo, modelli sociali di business e quant'altro, privacy, gestione dei contenuti, traffic management e quant'altro. Quindi quello che è uscito fuori, ovviamente, è, ripeto, sto facendo una sintesi brevissima, è che chiaramente concetti tipo, oggi se ne è anche parlato, traffic management o network management, diritto d'autore, motore di ricerca e quant'altro, sono della massima importanza. E quindi da questo fatto è partita la nostra indagine conoscitiva sul diritto d'autore. Stiamo parlando del 2009, quindi né tardi né presto, cioè qualcuno potrà dire perché non ci avete pensato prima. In realtà noi l'abbiamo cominciato a capire l'importanza di queste cose, devo dire, non molti anni fa. Quindi abbiamo cominciato all'inizio del 2009, l'abbiamo proposta al Consiglio nel 2009, abbiamo fatto questa indagine che ha portato poi in alcuni mesi a varie conclusioni, devo dire, abbastanza apprezzate, molti stakeholders anche internazionali, tant'è vero che l'abbiamo anche tradotta in inglese, ahimè l'abbiamo fatta in italiano, l'abbiamo tradotta in inglese, su tutto quello che stiamo facendo lo facciamo direttamente in inglese, in modo che almeno possiamo
adeguarci al mondo internazionale, si parlava spesso di pubblica amministrazione, si può fare, ma certe cose sono ancora un po' complicate. L'importante è partire e non scoraggiarsi di fronte a molte cose che capitano, che sembrano dire che è meglio non provarci. Invece, come è stato anche detto precedentemente, bisogna farle, bisogna spingere, ma non sono ovvie. Ecco, quello che è stato trovato sono sostanzialmente delle cose che leggete e che sono chiaramente alla base di quello che è stato detto e che sarà detto ancora, e che bisogna fare qualcosa comunque, perché non si può lasciare la rete totalmente senza nessun tipo di intervento. E la cosa più, chiaramente, per chi non la conoscesse, ma credo che la conoscete tutte, la cosa più seria, che sarà anche molto criticata e presa dalla giurisprudenza americana, appunto, è che nel caso ci fosse qualche contenuto considerato illegale che deve essere rimosso, cioè il famoso notice per takedown, in cui il titolare del diritto segnala al gestore del sito che c'è un contenuto illegittimo, allora se il gestore lo rimuove, bene, altrimenti non lo rimuove, si fa la segnalazione all'autorità, che poi decide il contraddittorio e quant'altro. Questo è quello che era già stato presentato sulla scorta della giurisprudenza americana alla fine della prima consultazione pubblica, non quella di cui parleremo oggi, che poi è uscita fuori, e credo che sia questo l'argomento della rotonda. La seconda consultazione pubblica di luglio, con la delibera 398, che è stato che ha ulteriormente affinato queste cose, è uscito con la famosa proposta di regolamento, che avrebbe dovuto essere finalizzata a fine anno. In realtà c'è un contenzioso in atto, c'è cioè una corrispondenza con la Commissione europea all'inizio del prossimo anno. Questo è l'argomento esatto di cui i colleghi parleranno, quindi credo che non dico assolutamente nulla di come è fatto, credo che ne parliate a lungo, quindi salto per brevità. In realtà volevo, ho quasi finito, quindi non fuggite, che non vi sto ammorbando. In realtà, ecco, volevo soltanto accennare altre due piccole cose. Questa della consultazione pubblica su Net Neutrality, a brevissimo, ne fate due: una sui servizi VoIP e P2P su rete mobile, e una sulla Net Neutrality. L'abbiamo fatta con parecchi rispondenti e parecchie audizioni. A breve, siamo in ordine del giorno al Consiglio del 20 dicembre, dovrebbe essere approvata la delibera e pubblichiamo queste consultazioni, e dovrebbe, perché deve approvarlo il Consiglio, aperta una pagina web dedicata per questo tipo di cose. Quindi tutto sommato stiamo facendo una cosa simile a quella che il nostro collega francese oggi ha detto, cercando di fare in modo che ci sia uno spazio di discussione in cui viene letto quello che noi riteniamo di dover dire sulla base di quello che ci è stato detto ovviamente dalle audizioni. Attendiamo anche degli input, e su questo poi a breve, se si riterrà il caso, perché è vero che al momento molti stakeholder, sono quasi tutti tra l'altro, ritengono che non sia il caso ancora di far nulla, questa è una prima conclusione, l'autorità agirà. Abbiamo fatto un certo numero di domande per la consultazione pubblica, sostanzialmente toccando tutti gli argomenti: tutela della concorrenza, tutela del consumatore, libertà sulla rete e quant'altro. I partecipanti sono parecchi. Infatti, una cosa che ci tengo a dire, anche un parziale commento a quello che stamattina è stato detto: è vero, quando si parlava del nostro collega francese, che la Cresa ha detto che non era un problema perché gli operatori spingono, è tutto vero, ma è anche vero il contrario: è vero che alla fine c'è una gestione, un bilanciamento tra tanti interessi contrastanti, di cui tutti i vari portatori di interesse sono fatti carico. Cioè, alla fine quello che viene detto nelle consultazioni e in eventuali regolamenti riflette un po' il punto di vista degli stakeholder, in cui non è che c'erano grosse divergenze di vedute. Cioè, il grosso pensava che comunque adesso è il caso di stare attenti, ma non ci sarebbe bisogno ancora di fare delle grosse regole. Quindi mi sento un po' di essere un po' conservatore, cioè, nel senso che è vero che bisogna agire, però è anche vero che il problema ancora non è arrivato a livelli allucinanti. E quindi, tutto sommato, quali sono i punti importanti? Il traffic management si può fare, purché sia, come è stato detto, soltanto per la rete. C'è da fare il discorso molto attento sul tiering e sul pricing.
informare i consumatori, questo chiaramente se, cioè, se uno è trasparente può fare quello, quasi quello che vuole, e verificare se è il caso o no di fare ulteriori interventi. Questo volevo dirlo, anche se ancora è una chicca, perché ancora in teoria non potrei neanche dirlo, perché il mio consiglio non l'ha ancora approvato, ma è quello che emerge dalle consultazioni. Ultimo annuncio che volevo fare, prima in realtà è penultimo: stiamo anche aprendo un osservatorio su tutte queste tematiche del social networking, network e future internet, che parte come iniziativa dell'AGCOM dell'Università di Salerno, per motivi che non vi sto a dire, ma che si sta aprendo a vari altri interessati che ne facciano richiesta. Al momento abbiamo già richieste da Tor Vergata, Federico II, Confindustria, Telecom Italia. Saremmo assolutamente contenti se anche Nexa volesse aderire. È un osservatorio che ogni tot mese vede un po' a che punto stanno queste tematiche in tutto il mondo, fa dei workshop, delle newsletter e quant'altro. Ultimissima cosa, programma di ricerca screen su servizi e contenuti. Tocchiamo tutti gli argomenti di cui oggi stiamo parlando, direi proprio tutti, in quattro grossi pacchi di lavoro. Per purtroppo c'ho il cartellone che mi è stato fatto, per cui non posso espandere più di tanto. Toccheremo tutti questi argomenti dal punto di vista applicativo, e la cosa che credo mi fa piacere dire, e credo che faccia piacere anche a molti di voi, che due di questi progetti, il World Package 3 e 4 che stavano prima, sono stati affidati al mondo accademico, e il 4 al Centro Nexa, che è incordata con Bocconi e con Federico II. Questi sono i tempi, partiremo a gennaio e durerà tutto il prossimo anno. Chissà che il prossimo anno, di questi tempi, la prossima conferenza, possiamo portare i risultati di questa attività. Credo di aver finito. Dai, più o meno sono stato nei tempi. Dai. Buon pomeriggio a tutti. Io mi dedicherò ad un'analisi abbastanza superficiale, dati i tempi assegnatici, a quella che è stata l'attività di Nexa nella partecipazione al procedimento di audizione pubblica. A titolo personale volevo soltanto sottolineare che la sensibilità mostrata dall'autorità nella materia del diritto d'autore è stata, almeno da me, molto apprezzata. Essendo io una studiosa e appassionata della materia, finalmente ho avuto il riscontro di un'autorità pubblica che si interessasse del diritto d'autore, questo sin dal 2009, quando appunto è stata pubblicata la prima indagine conoscitiva sul diritto d'autore, dal quale poi è sfociato il libro bianco sui contenuti, e dopo, nel 2010, si è avuta la pubblicazione dei primi lineamenti di un provvedimento concernente l'autorità da parte appunto dell'AGCOM a prevedere della regolamentazione sulla tutela del diritto d'autore sulle reti informatiche. E questi primi lineamenti di provvedimento sono stati seguiti da un'intensa attività di audizione pubblica alla quale Nexa ha partecipato, e volevo sottolineare che Nexa è stato l'unico soggetto portatore non di interessi specifici all'interno della catena degli stakeholders presenti appunto nell'audizione pubblica. Quindi tutti i suggerimenti che sono appunto stati promanati da Nexa non avevano un valore, diciamo, a titolo personale, e questo è stato anche confermato dagli stessi funzionari dell'AGCOM. Il primo schema di regolamento, dal mio punto di vista, aveva delle criticità, soprattutto per quello che concerneva la disciplina da applicare ai siti, quindi gli Internet Service Provider localizzati all'estero. Come anticipato dal dottor Ananasso, il provvedimento ha come unici destinatari gli Internet Service Provider, quindi è fuori tutta l'attività di file sharing operata sulle reti peer-to-peer direttamente dagli utenti, ma appunto i destinatari sono, in linea generale, l'ampia categoria degli Internet Service Provider, quindi sia i semplici connettori, i fornitori di
di connettività alle reti, quindi i mare conduit, i sistemi di caching, di hosting, ma anche i content provider stessi. Ovviamente in questa ampia fascia di soggetti sarebbe stato utile prevedere delle differenziazioni a livello di regolamentazione. E il procedimento che è stato in qualche modo ideato dall'AGCOM è stato in sostanza commutato da quella che è la disciplina del Digital Millennium Copyright Act, cioè della legge statunitense, che per la prima volta ha stabilito le cosiddette safe harbors per gli internet service provider, cioè il principio generale di non responsabilità dell'intermediario. Nella prima, appunto, fattispecie di regolamento, oltre alla procedura cosiddetta di notice e take down, cioè la cosiddetta procedura di rimozione selettiva dei contenuti individuati dal titolare dei diritti quali in violazione delle norme sul diritto d'autore, si era affiancata anche una attività abbastanza repressiva nei confronti dei siti internet, quindi localizzati all'estero e che avessero come unica attività quella della violazione del diritto d'autore. In questi contesti veniva appunto stabilito che l'autorità avesse potuto in qualche modo agire con la cancellazione del nome di dominio o dell'indirizzo IP o con la istituzione delle cosiddette blacklist, che avrebbero appunto in qualche modo impedito l'accesso a questi siti. Molto contestata questa ultima parte del provvedimento, nel secondo schema di regolamento che poi è seguito a luglio del 2011 abbiamo infatti una struttura molto più snella dal mio punto di vista, che però da alcuni stakeholders è stata definita molto debole, proprio perché si è in qualche modo concentrato esclusivamente sulla regolamentazione della procedura di notice e take down, che sostanzialmente è quella attuata già da molti internet service provider. Tutti avrete avuto modo di vedere ad esempio su YouTube richieste di non accesso a dei contenuti che il titolare del diritto aveva comunque indicato come non in regola. Per cui in fondo l'autorità in questo contesto ha cercato di regolamentare delle procedure che comunque sono già state attivate a livello privato e quindi negoziale dalle parti in causa. La parte invece relativa ai siti localizzati all'estero si è molto indebolita, dal mio punto di vista positivamente, perché è previsto soltanto un richiamo da parte dell'autorità che, se non adempiuto, può essere seguito da una richiesta semplice di rimozione del contenuto. Qualora decorsi 15 giorni non si sia attuata la rimozione, l'autorità amministrativa potrà rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria per i provvedimenti del caso. E nel corso delle due audizioni pubbliche, sostanzialmente Nexa ha criticato la fonte legislativa, la carenza di una fonte legislativa che desse all'AGCOM il potere di regolamentare in maniera così ampia e vasta sulla materia del diritto d'autore, non rinvenendo nella triangolazione di norme che invece erano state indicate dall'AGCOM stessa come fonte del potere provvedimentale. E in particolare mi riferisco alla legge sul diritto d'autore, l'articolo 181 bis, che in effetti attribuisce alla AGCOM e alla SIAE nel campo delle rispettive competenze dei poteri di controllo e di vigilanza, ma non dei poteri
provvedimentali. E nella legge istitutiva dell'autorità stessa, in particolare l'articolo 32, dove appunto in effetti l'attività viene ad essere circoscritta a quelle che sono esclusivamente i fornitori di servizi di media audiovisivi, e quindi non tutta la categoria ampia e generalizzata degli internet service provider. E da ultimo l'autorità fa riferimento alle norme del decreto legislativo di recepimento della direttiva e-commerce, in particolare a quelle safe harbor che sono state disciplinate dal nostro ordinamento giuridico proprio agli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 70 del 2009. Questa teoria, questa diciamo impostazione quindi di carenza di potere regolamentare, non è stata accolta dall'Agicom, la quale nel corso della seconda convocazione ci ha apertamente dichiarato che il Consiglio era invece in qualche modo sicuro della potestà regolamentare dell'Agicom stessa, e quindi si è proceduto più che altro ad una valutazione delle singole norme dello schema di regolamento proposto. E in riferimento a queste clausole, Nexa ha sollevato alcune eccezioni che in linea generale riguardavano soprattutto una carenza del principio del regolare contraddittorio tra le parti in causa, in quanto avevamo notato delle lacune soprattutto per quello che riguarda la possibilità data all'uploader, nel caso in cui sia soggetto diverso dall'internet service provider destinatario del provvedimento, e anche la questione relativa ad esempio alle eccezioni e limitazioni che sono state considerate all'interno dello schema di regolamento in maniera un po' confusa, nonché l'unico lato positivo dal mio punto di vista è che questa manovra da parte dell'autorità aveva anche lo scopo di incentivare l'offerta legale e quindi dare una spinta al mercato legale, e anche la proposta di istituire un tavolo tecnico sulla materia delle licenze collettive estese che il centro Nexa sta sostenendo come unica soluzione positiva per la regolamentazione e legalizzazione del mercato dei contenuti trasmessi attraverso le reti peer-to-peer. Adesso passo la parola al collega Brangino, che invece vi darà una disamina più puntuale di quelle che sono state le contestazioni del regolamento dell'Agicom. Sì. No, io non posso farvi una disamina puntuale perché sarebbe noiosa e lunghissima, perché il regolamento che ha in approvazione Agicom io lo trovo proprio brutto da un punto di vista tecnico, e di ogni articolo dovrei parlare 20 minuti. Quello su cui riflettevo sentendo questa meraviglia di conferenza sugli open data è che io cambierei, cioè mi chiedevo che ci stiamo a fare noi, cioè il titolo di questa sessione dovrebbe essere dati chiusi su una rete socchiusa, punto interrogativo, perché stiamo parlando evidentemente di dati strachiusi, che sono quelli che compongono poi le opere coperte da copyright, su una rete che ci piacerebbe aperta ma che forse tanto aperta non è. Allora io vi dico poche cose sul regolamento. Vi dico che quando, a mio giudizio, nell'armonia del diritto, che poi può essere discutibile, ma una qualche armonia il diritto ce l'ha sempre, il copyright, che è una pessima legge per come ce l'abbiamo, ha però un sistema di tutele tutto sommato abbastanza chiaro, nel senso che ci sono delle direttive, ci sono delle leggi, c'è una direttiva enforcement e c'è un sistema, addirittura ci sono delle sezioni specializzate della magistratura che hanno come compito quella di agire a tutela dei titolari dei diritti laddove ci siano delle violazioni.
Agicom in questo sistema non era previsto, mi dispiace, ma dal punto di vista, a partire dalla normativa europea fino a scendere alla nostra attuazione nella legge italiana, voi non trovate traccia di poteri di Agicom in tema di diritto d'autore. Iniziate a trovarli dal decreto Romani. E io devo dire che prendo atto, io sicuramente mi sono sbagliato, ma il film che mi sono fatto io, per cui siamo arrivati a questo punto, cioè ad attendere questo regolamento che dovrebbe in qualche modo consentire di tirare giù dei contenuti da internet quando questi sono in violazione dei diritti d'autore, è un film diverso da quello, ma mi sbaglio io, ma è un film del tutto personale, da quello che abbiamo sentito, perché è vero, c'è stato uno straordinario lavoro di Agicom sull'indagine conoscitiva, però la mia sensazione è che qui ci sia stato un ministro Romani, che è uomo di televisione, che aveva un obiettivo, e cioè estendere ad internet la regolamentazione delle televisioni, perché internet dava molto fastidio alle televisioni, dava così fastidio che le ultime cause, le più recenti cause che noi abbiamo in Italia, sono tutte di televisioni private, RTI, contro Google, contro Yahoo, contro, per contenuti che dalla televisione migrano sul web. E io continuo a pensare che il regolamento Agicom sia TV versus web. Il ministro Romani fa un primo tentativo di aprire la porta ad Agicom, proponendo un'attuazione della direttiva dei servizi media audiovisivi assolutamente inaccettabile. Il web fa questi web stop che solo il web sa fare, su questi bisognerebbe riflettere, perché stoppa questa iniziativa. Poi, non so se vi ricordate, era il 2010, la prima proposta di decreto Romani era indecente, perché dal blog all'ultimo sito privato diventava una web TV purché ci fosse un'immagine in movimento. E da di lì, nella mente del ministro Romani, che non era quella della direttiva media audiovisiva, ex ministro Romani, alzando le braccia al cielo, da di lì Romani tenta di aprire la porta ad Agicom. C'è il primo stop ed esce fuori invece un decreto Romani un po' edulcorato. Guardate che è strano il parallelismo, perché è esattamente il parallelismo di Agicom, cioè Romani tenta di attuare la direttiva in una data maniera, il web la stoppa con una sorta di rivoluzione via web, e allora il decreto non è più una porta aperta ad Agicom su tutti i contenuti, è una porticina solo sui contenuti media audiovisivi. Agicom fa la stessa cosa, cioè ricevuto il mandato e visto lo spiraglio che gli apriva la possibilità di agire sui contenuti media audiovisivi, fa una prima proposta, anche quella indecente, cioè possiamo bloccare i DNS, possiamo fare delle cose che neanche SOPA attualmente in approvazione in America con la rivoluzione che sta provocando si peritava di fare. Anche lì, secondo stop del web, e viene fuori un regolamento che io non ritengo pericoloso per il web, ve lo dico subito, cioè lo trovo veramente, cioè concordo con i titolari dei diritti. Questa roba qua, se io fossi un titolare di diritto, direi non ci serve a niente. Non sono un titolare dei diritti, dico mi infastidisce, ma mi infastidisce, mi viene in mente, come la goccia che sale di Buzzati, no? Cioè, non so se vi ricordate la novella di Buzzati, che c'era una goccia che invece di scendere dalle scale saliva, ecco, e che non faceva tanto male, perché era solo una goccia che saliva, ma disturbava, perché rompeva un'armonia, che era quella della gravità. E secondo me il regolamento Agicom nel diritto italiano sta facendo quello, cioè rompe un'armonia, si inserisce a pie pari, e inserirsi a pie pari in una materia difficilissima che è quella degli internet service provider, che sono mille facce diverse, che è quella del diritto d'autore, che è una delle leggi più complesse che noi abbiamo, significa tendenzialmente fare un brutto provvedimento. E il brutto provvedimento è uscito, è stato mandato alla Commissione Europea, ha avuto la sfortuna che fosse sotto la direzione di Neil Kroes, che noi sappiamo benissimo essere persona sensibile e molto capace, la quale risponde dicendo: Italia, siamo anche noi lì pronti per combattere la pirateria, però non abbiamo capito niente di quello che volete fare. Se non ci date spiegazioni, come facciamo a dirvi se va bene o no, o se è compatibile o meno? Ora aspettiamo e vediamo che cosa risponderà Agicom. Io non sto a dirvi perché è così brutto il diritto d'autore, ve lo dico
solo una cosa che io non riesco a concepire: come si pensa di trattare nello stesso modo un content provider che è responsabile editorialmente di ciò che pubblica, e quindi se pubblica un qualsiasi contenuto violando il diritto d'autore, beh, altro che notice and take down, insomma, lui è responsabile, lo dovrà tirare giù e dovrò anche risarcire. Con lo stesso regolamento io penso di regolamentare nella stessa identica maniera un intermediario della comunicazione, quale può essere un host provider, che come sappiamo non sa che cosa c'è lì sopra e non ne è responsabile, ne diventa responsabile se non lo tira giù, ma sono due cose diverse, non c'entrano nulla. Poi invece è trattato nello stesso modo, e vi faccio un esempio banale, ma che secondo me a un certo punto Agicom, di nuovo rendendosi conto di, secondo me, di stare toccando un sistema, dice: però noi applicheremo a larghe maglie tutte le eccezioni al diritto d'autore, cronaca, istruzione, e fa un articolo in cui sostanzialmente non si capisce bene se vuole allargare o restringere, ma secondo me voleva allargare le libere utilizzazioni a favore della circolazione della rete, perché poi un po' la coda di paglia ce l'ha. E in questa norma però c'è una cosa stranissima, perché dice che uno degli elementi sarà per valutare se un contenuto è immesso con un fair use, chiamiamolo così, se è immesso a scopo commerciale o meno, oppure l'occasionalità della diffusione. Ora, voi capite che nei confronti di chi? Cioè, immaginate che io sia un hosting. L'occasionalità della diffusione di YouTube, come me la calcola Agicom, posto che fa solo quello? Cioè, la gente uploada lì e ne avrà migliaia. O è l'occasionalità dell'uploader? Di nuovo, a fini commerciali. Certo che tutti i siti di hosting sono a fini commerciali, ci mancherebbe altro. Ma forse il fine commerciale dovrebbe essere dell'uploader, non dell'ISP. Quindi c'è proprio una confusione strutturale in questo regolamento, che io mi auguro che non venga applicato. Invece verrà applicato, pazienza, secondo me cadrà due minuti dopo, perché non ce ne sono le condizioni in punto di diritto. Spero che cadrà, perché spero che qualcheduno abbia la possibilità di ricorrere a un TAR, che è poi il TAR del Lazio, con un costosissimo ricorso, che certamente nessun uploader che si vede tirato giù un contenuto potrà venire. Certo, io credo che se gli open data creano dei problemi, anche i closed data creano dei problemi sulla rete, e con questo chiudo. Una domanda, commento, osservazione. Ma breve. Brevissima. secondo me neanche il notice and take down va bene, voglio dire, nazioni come il Canada ritengono che il notice and take down sia eccessivamente gravoso per gli utenti, e l'hanno nel Bill C-32 o C-11, che è il nuovo bill che stanno provando adesso, visto il cambio di governo, un sistema di notice and notice, dove l'unica cosa che deve fare l'ISP è forwardare, cioè inoltrare il notice al presunto uploader, e questo è tutto quello che deve fare, perché altrimenti veramente trasformiamo, vabbè, sappiamo, gli ISP in polizzati da rete, eccetera eccetera eccetera, ma questo, cioè, mi pare ovvio, e dunque, cioè, lontani da Adobe, Trepass, eccetera eccetera, secondo me anche il notice and take down è una manovra eccessivamente gravosa per l'ecosistema della rete. Che genera tra l'altro dei takedown, c'è una bella questione che ha portato ieri sulla lista Nexa Paolo Brini, quella su Universal, che ha fatto tirare giù un video di Mega Upload che voleva pubblicizzare le azioni di contrasto all'approvazione della Stop on Piracy, e YouTube ha tirato giù questo video per copyright infringement, mentre non c'era nessun copyright infringement. Certo, questo è stato proprio il caso in cui si è dimostrato che, insomma, anche il notice and take down deve avere delle... Peraltro il regolamento Agicom non ha nulla a che fare con il notice and take down. No, è una preghiera, perché voglio far osservare che queste consultazioni sono una cosa magnifica, perché danno la voce anche a dei soggetti che non sono interessi costituiti, non sono dei business. Però questa facoltà è molto molto diminuita se i termini della consultazione sono i primi giorni di gennaio o i primi giorni di settembre, perché per Telecom piuttosto che per Google non è un problema, ma noi che lavoriamo come community e che quindi ci valiamo dei tanti apporti di queste magnifiche persone che abbiamo in sala,
abbiamo difficoltà a mobilizzarli durante le ferie di agosto e la pausa di Natale e della Befana, per cui la preghiera che avrei, le consultazioni fatele scadere almeno alla fine di gennaio e alla fine di settembre, non i primi di gennaio e i primi di settembre.